La palestra EMI di Caulonia, dopo 2 anni di fermo a causa delle difficoltà create dal Covid, quest'anno ha ripreso i suoi corsi ed ha concluso l'anno sportivo con il consueto saggio di ginnastica artistica femminile, che si è svolto presso l'Auditorium Casa della Pace Angelo Frammartino a Caulonia Marina. Grandi sacrifici quest'anno, soprattutto perché abbiamo iniziato ad ottobre, ci siamo fermati, siamo ripartite, loro erano davvero un pochino scoraggiate, però strada facendo hanno dimostrato di nuovo, hanno tirato fuori l'interesse che c'era prima, che pensavo avessero perso, invece mi sembra che stasera hanno dimostrato che quell'interesse è tornato. Quindi ringrazio loro perché io ho ricominciato a fare questo lavoro per loro, ma in realtà sono stati loro che hanno fatto molto per me, perché ho ritrovato anch'io l'entusiasmo grazie a loro. E soprattutto voglio ringraziare tantissimo Benedetta, che era la mia alunna piccolina, che quest'anno è stato il mio braccio destro e mi ha dato una mano grandissima, e Martina, che all'inizio pensavo non poteva esserci perché lei ha preso altri impegni, non è più qui, è lontana, e nonostante questo è ancora qui con me, perché questa non è solo passione, questo è proprio amore. È utile ricordare che i corsi di ginnastica artistica femminile per bambine dai 4 anni in su e i corsi di pilates, aerobica, ginnastica correttiva e cardio fitness riprenderanno normalmente a settembre. Per ora la palestra EMI ha voluto ricordare con questo saggio le attività che vengono svolte e crediamo che le immagini possano parlare da sé. Myself down and hope I wake up one to one. I tear myself down to give it back.